Buongiorno, ciao a tutti e bentornati in un nuovo vlog. Oggi sono più gasata del solito a vloggare perché, come potete vedere, forse dalla qualità, dal colore che è diverso, ho finalmente in mano la mia nuova baby per i vlog e sono tipo entusiasta perché è una macchinettina finalmente per i vlog. Non ho più quel mega scafandro che non sapevo più come tenere in mano. Anzi, per questo ho anche comprato in teoria il treppiedi, quello da tenere così, perché sennò ho paura che sto pigiando sul microfono e non mi sentiate. Comunque, dopo lo metto perché adesso me lo sono scordata. Mi sono svegliata tipo 10 minuti fa, probabilmente. Mi sono messa addirittura la sveglia, raga. Perché? Perché da ieri ho iniziato palestra. Quindi sto facendo questo sforzo, tra virgolette, perché non è sicuramente tra le mie attività preferite, anzi, io vi direi volentieri, ma purtroppo la mia situazione fisica e mentale forse me lo richiedono. Dopo tutti gli sforzi, le cose che ho fatto, non posso permettermi di rimanere ferma, insomma. Quindi, palestra! Mi sono svegliata appunto alle 9, cioè non è che sia un orario così, oh mio Dio, presto. Però essendo che sono andata a dormire tardi, insomma, non è proprio piacevolissima. In più mi è arrivato un pacchetto stamattina. Quando vi dico che mi svegliano i corrieri, cioè è vero, mi è arrivato questo scritto fragile. Così, quindi adesso lo apriamo. Tra l'altro, appunto, stamattina vado in palestra. Appena torno vorrei riuscire a fare qualcosa tipo dei video, però non lo so, ho i miei forti dubbi. E poi dopo pranzo vado a trovare la mia amica Jordi insieme a Desi. E appena torno però devo per forza fare qualcosa perché tutta settimana prossima comunque sarò impegnata in vari eventi, varie cose. E se non mi porto un po' avanti, salta tutta la programmazione, non va bene. Ok, se vi dico che cos'è, vi mettete a ridere probabilmente. Ma è bellissimo. Siete pronti? 3, 2, 1. Qual è la mia fissa più grande ultimamente? L'ho preso l'altro giorno su Amazon perché l'avevo visto anche su eBay, ma veniva tipo il triplo, quindi ho detto vabbè, lo prendo qua. Questo è il pop di Regina di Mean Girls. Direi che ci sta tutto, anche perché io ho anche Caddy, quindi ho queste due. Mi mancano le vallette di Regina e c'ho il caffè in mano, la borsetta e i sandalini. Good job, Franco. Ogni volta che mi sveglio mi segue giù anche Gwenda, guardatela. Solo che lei si rimette a dormire. Ah, che vita da cani, è vero, è vero. Comunque mi sa che devo bilanciare meglio la saturazione perché mi vedo un po' spenta. Però vabbè, queste cose le aggiusterò dopo perché io non sono una tipa tecnologica. Già tanto che ho cambiato da Sony, Samsung, Canon, non ci so più a capire niente. Comunque, detto ciò, visto che sono le 9:24, io direi che è ora di fare colazione perché io non riesco ad andare a fare palestra a stomaco vuoto. C'è gente che ho sentito si trova meglio, io onestamente anche no. E quindi vi faccio vedere appunto la mia famosa colazione salata con albume d'uovo, spinacino. A volte, ma solo a volte, ci metto magari un pezzetto di sottiletto, una cosa così. E poi quello che faccio è semplice, prendo una ciotolina, ci metto l'albume, in realtà faccio occhio perché ormai ho capito più o meno qual è la dose. Poi ci metto questo mix che è aglio e peperoncino, giusto per dare un po' di sapore perché se non l'avete mai mangiato l'albume non è che sappia di questo granché. Poi io ci aggiungo dello spinacino, questo qua in foglia, lo prendo e lo spezzo così con le mani e lo metto dentro. Aggiungo sale rosa e prima di mescolare prendo la mia piccola padellina. Accendo il fuoco, poi olio un pochino la padella, con un fazzolettino mi pulisco la superficie, però tutto l'eccesso vedete rimane qua. Poi giro la mia frittatina qua, fatto ciò, verso tutto qui dentro. Ed ecco il risultato finale, io lo mangio insieme a qualche fiore d'acqua di questi qua. That's it. Poi ci andiamo a preparare per la palestra. Tanto la borsa, tutto è già pronto. Ok, sono nel parcheggio della palestra e vi dico, in 3 anni che io vengo in questa palestra, 3 anni alternati, non consecutivi, sennò probabilmente sarei una statua adesso. Però non sono mai venuta qui dentro al parcheggio. Raga, è minuscolo, cioè, per fare un parcheggio, cioè, io sono diventata pazza. Io non sono brava a parcheggiare, partiamo da questo presupposto, cioè ho bisogno tipo di 10 posti, se avessi una macchina gigante non so come farei. Infatti questo qui si sta parcheggiando adesso e io non so come fanno onestamente, non lo so, cioè avete dei casermoni? Niente, vabbè comunque appunto adesso vado, qui vicino c'è un posto, ecco perché mi sono messa qui.
Allora, palestra finita. Lo so, sono scema. Non mi sono fatta la doccia in palestra. Potevo farla perché ci sono e la faccio sempre, solo che era pieno di gente. Io ho tipo una fobia per le troppe donne che stanno messe mezze nude, che se parlano, se fanno i capelli e tutte nude. Cioè dico, ok che è uno spogliatoio, ma fino a una certa, cioè, non ci siete solo voi. Per dirvi il livello di corse che ho fatto per andarmene, non mi sono neanche tolta le iPods. Oggi ho fatto meno di ieri, perché ieri ho fatto quasi un'ora, oggi invece ho fatto tipo 40 minuti. E mentre mi stavo guardando Orange is the New Black, quindi il tempo è volato. Però visto che ho un po' di cose da fare, ho detto me ne vado prima, quindi corro a farmi una doccia, raga. Come vedete sono tornata a casa, si capisce dal caos, tra cose per trucchi di Halloween, pigiama, letto da rifare, cose buttate sopra. C'è giusto un po' di bordello, però io ho fatto la doccia, come potete vedere. Mi sento stra meglio. Comunque quello che mi mancava di più della palestra era la sensazione del dopo. Se avete provato sapete di cosa sto parlando. È proprio una sensazione di benessere, perché so che fare attività fisica credo rilasci endorfine. Non vorrei dire una cavolata, forse sì, sono quelle della felicità, no, quelle cose lì. And it's the truth, cioè è proprio la verità. Adesso invece devo scrivere a Daisy, perché vabbè, dopo la devo passare a prendere in metro, logicamente, essendo l'unica che ha la macchina. Vediamoci verso le 2:30. Anche perché io sto un'oretta e mezza e poi me ne vado, perché ho da fare. Ok, così mettiamo le cose in chiaro. Perché se sto troppo tempo da Jordi, poi va a finire che non faccio nulla. Invece appunto devo fare un po' di programmazione video. Adesso mi asciugo, perché a me piace dopo la doccia stare un po' in accappatoio, così. Quindi mi asciugo e nel mentre mi finisco di vedere la puntata di Orange che stavo vedendo in palestra. È appena suonato il corriere ed è arrivato un altro pacchetto, quindi direi che lo andiamo a prendere. Ho preso il mio treppiedi, che è una figata, raga. Cioè io non pensavo che vloggare col treppiedi fosse così figo. Allora, è un pacchetto di Amazon. Questo è poco ma sicuro. Eccolo qui. Forse è un altro Funko Pop, non lo so. Faccio un po' uscire Gwenda, che comunque c'è un bel sole. Vedete, questo cavallettino è comodo anche perché io mi metto dove mi pare, lo appoggio e parlo. Quindi apriamo, secondo pacchetto della giornata. Questa è una nuova categoria che sto prendendo da poco tempo e sono le Monster Eye. Non so chi di voi le ha mai viste. Sono le figlie dei mostri più famosi e cose così. Infatti ci sono queste qui. Le ho prese tutte, ce le ho tutte tranne questa qui, che sarebbe tipo il teschio messicano. Però le altre le ho tutte perché sono le mie prefe. Questa qui è una Bitches, quindi ci stava. Non rende molto giustizia a com'è in realtà nel cartone. Detto ciò, adesso devo decidere il pranzo. In realtà sono molto sul nì, perché non ho la benché minima idea, onestamente. Quindi penso di farmi un pochino di pasta, visto che non la mangio praticamente quasi mai. Comunque devo un po' bilanciare meglio questa luce, perché guardate il giallo, come lo prende giallo. Cioè è impressionante, non si può fare. E come pasta mi faccio queste, che sono le mini ruote della Barilla e fanno parte della pasta per i piccoli, raga. Sono una cosa buonissima. Che poi io ne mangio davvero poca, saranno tipo 20-30 grammi. Poi mentre che l'acqua bolle, mi attacco la cera, perché voglio fare la ceretta alle gambe. Col fatto che, sapete, ho un passato da estetista, qua c'è tutto il mio carrellino delle robe insieme alla postazione unghie, e quindi mi attacco la cera, solo che non voglio quella grande. Dove sta il rullo? Eccolo qui. Perché farsela da sola non è molto semplice, ve lo posso assicurare. Però vabbè, questa la potete fare tranquillamente tutti, basta strappare bene, perché altrimenti vengono A, peli incarniti, B, lividi, e ne ho viste di tutti i colori. C'è gente che si strappa la pelle, quindi bisogna saperlo un pochino fare. Comunque mi sa che è appena tornata mia madre a casa. Vediamo, diretta. A parte le cose estese. È lei, ragazzi, è lei. La ceretta è quasi pronta. Sto utilizzando, tra l'altro, per la seconda volta, questa qui lilla. Questa qui dovrebbe essere per pelli sensibili. Poi qui si sono fatte le 12:42. Qui ho messo le mie ruotine che si stanno cuocendo. Questa è per me. E di qua invece ho messo per mia madre e mio padre. Mia sorella sta facendo alternanza scuola-lavoro. Lei fa un istituto tecnico per il turismo, quindi
sta tipo in un'agenzia di viaggi, quindi non mangia a casa. Vabbè, ma allora ditelo. Cioè, mi è arrivato un altro pacchetto 1 e un cambio di Zara 2. Ennesimo ordine di Sephora, questi sono tutti fatti con gli app. Ho preso un sacco di cosette carine, qua c'è un casino tra mia madre e Gwenda, vabbè. Allora, molto velocemente vi faccio vedere, non mi soffermerò più di tanto, magari più avanti vi faccio vedere meglio. Primo campioncino, mi hanno messo questi, sono i fondotinta nuovi di Benefit, a me in realtà me ne hanno inviati un po', però. Poi qui abbiamo invece, questo mi interessa, che è il Dior Backstage, dicono che è buono, solo che questo colore non si matcha proprio con me, però vabbè. Passiamo agli acquisti. Prima cosa, ho preso questo kit di Becca, in realtà per l'illuminante più che per il gloss, perché dovrebbe essere favoloso. Io l'avevo comprata la versione grande, che non è lo stesso colore perché questo è opal, io ho tipo moonstone si chiama. Guardate che cosa meravigliosa, quindi non vedo l'ora di provarlo. E poi appunto c'è il gloss, comunque è un bel colore, abbastanza chiaro, versatile. Poi ho preso questo, che è un porta profumo da viaggio, praticamente stappate il tappino del profumo vostro, ci premete sopra questo e vi si ricarica, così portate il profumo senza la boccetta. E niente, era interessante, tipo una decina di euro. Poi la famosissima Blow Terrazzi, finalmente, questa per i touch up, per i ritocchini, è perfetta in giro. Non mi aspettavo fosse così grande la scatolina, però a quanto pare è così. E dentro dovrebbero essercene due, sì, esatto, una e due, vedete, questa tipo la impregnate magari di cipria, ve l'ho portata appresso per fare così, dovrebbe essere molto molto utile. Continuando, ho preso questo qui che è il sapone o per i pennelli o per le spugnette, questo anche viene mi pare meno di 10 euro forse, e c'è anche questo cosettino per lavarli. Era carina come idea, visto che io raramente lavo i pennelli se sto fuori magari un tot di giorni, però a volte capita, soprattutto con le spugnette. Ultime due cose, ho preso un ombretto di Marc Jacobs, questo l'ho visto nelle stories delle ragazze di Milano che sono andate al press day, e appunto c'era questo ombrettino in crema di Marc Jacobs, si chiama Sea Queens. Io ho preso lo 08 Flashlight, logicamente già dal nome mi ispirava parecchio, ed è questo prodottino qui. Non è proprio economicissimo, però deve essere assolutamente una cosa pazzesca. E poi ho ripreso il mio brow pot di Anastasia Beverly Hills colore blonde, perché il mio l'ho quasi finito. Queste erano le cose di Sephora, e adesso apriamo anche quello di Zara. Ho fatto il cambio di questo vestito, che è bellissimo, è leopardato, nero e rosso. Questo è il codice e il prezzo. Viene un po', ultimamente Zara ha alzato i prezzi da morire, però questo qua mi piaceva un sacco. Adesso mi mangio appunto la pasta, l'ho fatta semplicemente con olio crudo e parmigiano. Sto facendo la ceretta e appunto vi sto guardando un'altra puntata di Orange. Rieccoci con Daisy. Sei stata nell'ultimo vlog e sei anche in questo. Guardate che scarpine ti ha comprato, per vedere a tutti. Queste sono le Jadon, quelle che vanno tanto tanto adesso. E stiamo andando a casa di Jordi, che speriamo ci ha fatto qualcosa da mangiare. Raga, io ho mangiato tipo 2 ore fa, sto morendo. Giordana ci sta facendo aspettare. È normale. Uno gli dice arriviamo dopo pranzo, e lei non c'è. Vabbè. Poi ci dice 5 minuti, quanto tempo sarà passato? 20 minuti. 20 minuti. Vabbè, siamo qua, ci siamo sedute, nel senso, l'aspettiamo. Ripeto, se adesso non mi fa qualcosa da mangiare, so cavoli. Questa dopo va a mangiare a Bakery House e io non posso. Ok. Guardate che pulcina che dorme. Amore. C'è l'outfit on point. E adesso vi farò vedere la mami. Jordi, dai che ci manchi. È tanto tempo che non ci vediamo. Giordana, anche io l'ho carica. Ciao. Ciao, dici un po'. Com'è questa evoluzione da mamma? Molto molto faticosa. Allora non lo mettere quel pezzo. A me non lo metto, guarda. No, volevo dire che questa vita da mamma è molto faticosa, però anche tanto bella. Adesso che Camilla va al nido inizia a fare un po' meno i capricci, però mangia poco. Ok. Ma è molto molto buona. Ma si mette anche nei capelli. Una bella maschera. Se lo spalma. Fantastica. Magari se dopo si sveglia ci farà una dimostrazione. Non deve fare una merendina o qualcosa? Sì. Ecco. Amore. Vuole mettere. Io ve la metta. Continuiamo. Proviamo?
Vediamo. Si è appena svegliata, guarda come si guarda. Chi è? Cami. Ciao. Ciao amore, da un bacino. Mua. Mua. Chi è? Non toccare l'obiettivo. Finalmente tornata a casa, mi è arrivato un altro pacchetto di Amazon che contiene questa qui, che sono appunto il caricabatterie e la doppia batteria di riserva per questa macchinetta. Perché ho letto che un punto debole è la batteria. Non mi sembrerebbe fino ad ora, però l'ho usata neanche una giornata, quindi poi vi saprò dire meglio. Adesso è un po' tardi, quindi non riesco a fare tutti e due i video che dovevo fare, che mi ero prefissata di fare, ma sicuramente almeno uno lo faccio, perché sono le 5:50, ce la faccio a fare un make-up scenografico, un make-up di Halloween fatto bene. L'unica cosa, mi devo mettere qua al telefono a vedere quale fare, perché io volevo fare tipo una sorta di hit con la cicatrice qua fatta in bondo. Sarebbe questo prodotto qui, che serve appunto per fare le ferite estemporanee, quindi così al momento. Vi faccio vedere più o meno cosa intendo, ma ce ne sono tantissimi che vorrei fare, cioè vorrei avere tipo tutto il tempo per poterli fare. Dovrei tipo dormire la notte per fare tutte le idee che mi piacerebbe fare, una roba simile. Oggi registro questo make up che magari è un po' più difficile, se vogliamo, non proprio da tutti. E poi invece domani voglio fare un video con tre idee per tre make up di Halloween veloci, che però sono fighe, sono reperibili. Secondo me è una bella idea. Ho già qualche idea. Quindi adesso appunto mi metto a fare questa cosa di hit. Magari dopo vi faccio uno spoiler del risultato finale. Intanto sul letto si è ricreato un casino, io non lo so, cioè qualsiasi cosa tocco diventa un bordello. C'è anche l'aiutante, è vero? Che ora si metterà qui probabilmente, ti metti a dormire, fai il giretto e giù. E ecco il look finito, ci ho messo ben 2 ore per farlo, ma le è valsa la pena secondo me, perché è molto bello, molto realistico. Ho utilizzato le cose degli effetti speciali, quindi vedete questa parte è tipo in rilievo, un po' glam, un po' splatter. Mi piace. Adesso stavo struccandomi perché allora mi sono insanguinata totalmente le mani e per toglierlo non si è ancora tolto. Poi devo pulire, vi faccio vedere, qui ho acceso una ring light, aspettate, il bordello che ho creato. Ogni volta è il panico su questa scrivania. Sono riuscita anche a riprendere, a un certo punto mi si era stoppata la ripresa, ho pensato mio Dio, adesso non si è ripreso nulla. In realtà no, per fortuna. Mi strucco specialmente questa parte qui, perché se devo andare a mangiare adesso mi risulta un po' così, non proprio semplice. E quindi ci vediamo quando sarò di nuovo presentabile. Però immaginatevi così, una che viene così la notte. Ok, rieccomi qui. Ho anche parzialmente messo a posto, ma solo parzialmente. Per struccarmi in realtà è stato più veloce del solito. Qua non sono neanche rossa. Di solito quando facevamo queste cose in accademia era un dramma. Però ok, più che altro sono stati glitter come sempre. Però ripeto, vale la pena, quindi provateci anche solo a casa. Adesso poi mi dovrò mettere a scegliere una foto che ho scattato. Ultimamente mi trovo meglio col telefono, stavolta non ne ho dovute fare neanche troppe. E adesso cenetta. Sono le 8:20, quindi direi che è ora. E mi sa proprio che mi faccio questo coso che avevo preso l'altro giorno. Volevo provarlo, guardate, patate porcini, tipo una vellutata. Avevo comprato anche questi da metterci sopra. Ed ecco qui, vellutata di porcini e patate con i crackerini. Con i crostini, come si chiamano. Ok, sta decisamente iniziando a fare freddo. E quando fa freddo mi metto il cappuccio della felpa. Devo ancora mettere a posto. Ecco che ci partano. Il melone. Poi nel mentre che metto a posto, sicuramente mi metto un'altra puntata di Orange. Perché allora, la prima della sesta stagione, onestamente, cioè, non mi è piaciuta tantissimo. La seconda già meglio, quindi vediamo la terza. Poi devo mettermi a lavare i pennelli perché domani devo fare un altro make up. Ci sto prendendo gusto, onestamente. Cioè mi era mancato fare queste cose un po' più strane rispetto ai trucchi classici, no? Quindi adesso faccio queste cose. Poi ci rivediamo per i saluti finali, perché sicuramente si farà tardi. Sto rispondendo anche un po' di vostri direct, ecco perché sentite il telefono. Però oggi vi ho sorpreso, ditelo, perché non vi ho fatto le mie solite prediche, non vi ho
parlando delle mie solite crisi esistenziali, quindi è già un passo avanti. Ok, mi sono in pigiamata, lavata, tutto quanto. Più o meno ho messo tutto a posto, quindi direi soddisfatta. Detto ciò, vi do la buonanotte e spero questo vlog vi sia piaciuto. Fatemi sapere com'è la qualità di questo video, se vedete un miglioramento, non lo so. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!